Erano gli organizzatori. Ci comunicano che la sede della finale è stata spostata all'ultimo momento. È stata spostata? E dove sarebbe la nuova sede? La nuova sede è... E quello che cos'è? Non riesco a crederci. Questo vuol dire che la sede della finale sarà... Sì. E dobbiamo giocare lassù. La grande sfida! E questo sarebbe lo stadio della finale. Oh! Oggi stesso hanno spostato la finale nello stadio della Zeus. Un'altra trovata del signor Dark. Mi chiedo che intenzioni abbia. Eccolo lì. Ehi, hey Mark, devo dirti una cosa. Sì. Riguarda tuo nonno. È possibile che il signor Dark sia il principale responsabile della sua fine. Mio nonno è il signor Dark? Sì. Proprio adesso, perché non hai aspettato? Un allenatore non dovrebbe mai turbare un suo giocatore in questo modo prima di un incontro. Eppure stavolta sono convinto che è stato giusto così. Noi non ci siamo più ripresi dall'incidente che ci ha impedito di partecipare alla finale del Football Frontier. Quando abbiamo scoperto che il responsabile era Dark, lo abbiamo odiato. E a quel punto, disgustati, abbiamo lasciato il calcio per sempre. Ma quello è stato un grave errore. Il rancore ci ha completamente accecati e ci ha fatto abbandonare questo sport meraviglioso. Non posso permettere che questo accada anche a Mark. Se dovesse farsi sopraffare dal rancore, sono pronto persino a dare forfè e a ritirare la squadra dalla finale. Non voglio che quest'astio avveleni la sua passione per il calcio. È probabile che Dark sia implicato anche nell'incidente di tua sorella. Coraggio, Mark. Siamo con te. Mark! Mark! Capitano! 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 Coraggio, Mark! Capitano! 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 Siamo con te. Mister Hillman. Ragazzi. Sono davvero molto fortunato ad avere degli amici come voi. Se ho potuto incontrarvi, è stato soltanto grazie al calcio. Dark è un uomo spregevole, ma non gli permetterò di rovinare le mie passioni. Il calcio è passione, è emozione, è divertimento. È uno sport che esalta la parte migliore di noi. Non esiste un altro sport così. Noi crediamo in un calcio onesto. È questo spirito che ci ha permesso di approdare in finale. Siamo arrivati fin qui perché giochiamo un calcio pulito. Il calcio è lo sport che noi amiamo. Bene, preparatevi a giocare. Sì, signore.
Sapevo che avresti reagito in questo modo. Dark si è fatto accecare dalla rabbia e ha finito per odiare il calcio, mentre la tua passione è stata più forte del rancore. È la vostra passione che vi ha fatto sopportare quegli allenamenti massacranti e che vi ha fatto arrivare fin qui. I lividi sui vostri corpi sono il segno della vostra tenacia. Giulia. Nonnino, veglia su di me. La Raimon approda alla finale del Football Frontier per la prima volta dopo ben 40 anni. Sarà in grado di conquistare questo prestigioso trofeo? Lo sapremo tra poco. Ragazzi, questo è il grande momento che stavamo aspettando. Trovarmi qui insieme a tutti voi per giocare la finale mi rende una persona orgogliosa. Sei magnifico, Mark. Essere capitano di questa squadra è un vero piacere, oltre che un grandissimo onore. Il vostro sostegno mi dà grande forza. Mark sa che la situazione è disperata. Eppure guardalo, è straordinario. Sì. Sa che non potrà eseguire la tecnica di suo nonno. E conosce la Zeus. Sa che con loro le sue tecniche non funzioneranno. Ma non vuole arrendersi. Sì, è tornato il Mark di sempre. Darà il massimo per impedire alla Zeus di segnare e farà di tutto per vincere questa finale. Forza, facciamo vedere chi siamo. Sì! Sì! Farò del mio meglio, nonno. Ma che succede? Ed ecco la Zeus, la squadra di cui si fa un gran parlare. È approdata alla finale dopo aver strapazzato tutti gli avversari ed è la grande favorita. Vedremo se riuscirà a liquidare la Raimon con la stessa facilità. Dobbiamo farcela, ragazzi. La finale avrà inizio tra pochi istanti. Ehi, ragazzi, ascoltate tutti. Ognuno di noi deve dare il massimo. Solo così possiamo batterli. Diamoci da fare! Sì! Sì! Brindiamo alla vittoria! Alla vittoria! Trattenendo a stento. Probabilmente era scritto nel destino che in finale incontrassi la Raimon. È così. Inoltre sono gli avversari ideali per ottenere i dati che ancora ci servono per il progetto Z. Ve lo chiedo per il vostro bene. Ritiratevi ora, finché siete in tempo. Amiamo troppo questo sport e non potremmo mai rinunciare a una partita così importante. Ci impegneremo al massimo, faremo di tutto per vincere questa finale. E sento che ce la faremo! Sapevo che non ti saresti tirato indietro, Mark. Inazuma! Yeah! Tutto è pronto!
pronto per il calcio d'inizio della finale del Football Frontier. In campo le rappresentative di Raymond e Zeus. Papà, ti prego, veglia su di lui. E la partita ha inizio! E ora che fa? Fa il gradasso! Conosciamo molto bene le vostre capacità e quindi so anche che nessuno di voi è in grado di fermarmi. Salto temporale! È svanito! Ma come ha fatto? Che cosa? L'ova ha dribblato Dragonfly e Blaze con una velocità impressionante. I due sono stati letteralmente travolti. È una saetta. Dobbiamo fermarlo. Salto temporale. Siamo troppo forti per voi comuni mortali. Oh no, fratellone! Non dovete provare vergogna se avete paura di noi. La vostra è una reazione comprensibile. Fatti avanti! Io non ho paura di te! Hai mai sentito battere le ali di un angelo? Inchinati al potere dei campioni! Colpo supremo! Mano di luce! È davvero inutile opporsi alla nostra forza! Tesoro! Una conclusione imparabile! Il colpo supremo batte l'incolpevole Evans e la Zeus si è portata in vantaggio! È stato un tiro fenomenale! La mano di luce è inutile, Mark aveva ragione! È stata un'azione straordinaria! Il capitano della Zeus, Love, è già riuscito a segnare e i giocatori della Raymond non hanno ancora toccato palla! Per la squadra di Capitan Evans il match parte subito in salita! Hai capito adesso? Poveri illusi, credevate sul serio di poter sfidare una squadra della nostra potenza? Mark! Capitano! Mark! State tranquilli, io sto bene. Mark! È stato quel tiro! Era un tiro straordinario. Ma vedrete, il prossimo riuscirò a pararlo. Mark! Va bene, ragazzi. Adesso tocca a noi. Dobbiamo subito pareggiare. Coraggio, segniamo questo gol! Sì! Non hanno ancora capito con chi hanno a che fare. Vedrai, lo capiranno presto. La Raymond riprende il gioco. Vedremo se avrà la forza di reagire. Incredibile! La difesa della Zeus non accenna il minimo intervento. Sono praticamente immobili. Dragon! Tornado! Barriera d'acqua! Lo ha neutralizzato! Che magnifica parata! Sidon ha bloccato il Dragon Tornado! Ancora una volta si dimostra un portiere imbattibile! Quello è davvero un fenomeno! È semplicemente assurdo! Incredibile! Sidon consegna la palla a Blaze e lo sfida a fare un secondo tentativo! Come osi! Dimostriamogli che ha appena commesso un grosso sbaglio. Pinguino imperatore! Numero 2! Barriera d'acqua!
non ha parato ancora una volta! D'accordo. L'hai voluto tu! Volo della Fenice! Barriera gigante! E non ho nemmeno cominciato a riscaldarmi. Non è possibile! Nessuna delle nostre tecniche micidiali sta funzionando! Questa volta non permetteremo che segnino! Non lasceremo solo il capitano! Lo difenderemo tutti insieme! Grande turbine! Nathan! Jack, dimmi! Va tutto bene! Meteora rimbalzante! Fano di luce! Gol! La Zeus raddoppia con una magnifica conclusione di Demetrius! Dimmi, che succede? No. Che cos'hai, dimmi? Mi dispiace, capitano, non sono riuscito a fermarlo! Tranquillo, non ti preoccupare. Deve essere sostituito al più presto. Così imparate a sfidare la Zeus. Che cosa aspetta, hai detto? Aspetta, Kevin, cerca di calmarti. In fondo non l'ha detto, con cattiveria. Tranquillo, prenderò io il tuo posto. Ti ringrazio tanto, Steve! La Raymond sostituisce l'infortunato Saunders con Steve Green! Questa volta non segnerete! Noi ve lo impediremo! La nostra difesa sarà impenetrabile! Grande turbine! Freccia! Saettante! Raffica esplosiva! Gol! La Zeus ha segnato ancora e ha già messo una pesante ipoteca su questa finale. Il divario tecnico tra le due squadre è francamente imbarazzante. La Raymond finora si è dimostrata impotente e i suoi avversari sono davvero di un altro pianeta. Max, Todd, come state? Carson e Ironside fanno fatica a rialzarsi. Forse dovranno essere sostituiti. Jim Wright entra al posto di Ironside mentre Sam Kincaid subentra a Carson. A Mr. Hillman rimane solo una sostituzione. Adesso basta! Ve la faccio vedere io! Venga! Colpo! Kevin, come stai? Anche Kevin Dragonfly si è infortunato! Ora la Raymond ha davvero gli uomini contati! Si è infortunato anche Kevin! E adesso che si fa? Sarà necessario sostituirlo. Entrerò io al suo posto. Willy. È il nostro dovere, sono un giocatore della Raymond. Grande, Willy. Glass è entrato al posto di Dragonfly. La Raymond ha usato tutte le riserve disponibili. Mega colpo. Appena entrato, anche Glass è costretto a uscire. Ora la Raymond dovrà giocare con un uomo in meno. Ma la situazione potrebbe farsi ancora più pesante. I ragazzi di Mr. Hillman non sembrano in grado di opporsi allo strapotere fisico degli avversari. Mark è caduto! Tesoro! Vuoi davvero continuare? No, è una domanda superflua. So già quale sarà la tua risposta. Mettiamola così. Sei ancora disposto a veder soffrire i tuoi compagni? Non c'è niente da fare. Contro la Zeus,
Tutte le nostre tecniche sono inutili. In passato non mi sono mai dato per vinto per nessun motivo. Ma ora che senso ha continuare a giocare? Che cosa possiamo fare più di questo?